Il progetto del nuovo impianto di illuminazione della Basilica Superiore di Assisi è stato sviluppato con l'obiettivo di valorizzare naturalmente il bene, ottimizzare le condizioni di conservazione, quindi evitare problemi nel tempo sulle opere e abbattere in maniera considerevole i consumi energetici. Il mio compito è stato quello di sviluppare tutta la parte meccanica dei lampadari. Questi lampadari sono stati sviluppati tenendo la morfologia esistente dei lampadari precedenti, sotto richiesta del Sacro Convento, e sono stati installati e posizionati nella stessa esatta posizione dei lampadari precedenti. Luce ti rende cieco, poca luce ti rende veggente. Il nuovo impianto di illuminazione della Basilica Superiore di Assisi è stato un altro passo importante, una sfida su un percorso che ci porta a illuminare, a portare nuove tecnologie come tecnologia LED, come i sistemi di controllo della luce, negli ambienti artistici e nei patrimoni dell'umanità. Anche con questo impianto abbiamo potuto dimostrare come le nuove tecnologie sono abilitanti per poter cogliere due obiettivi determinanti: rendere possibile e fruibile le opere artistiche che ci circondano e dall'altra parte conseguire importanti obiettivi di risparmio energetico. Ovviamente questo è stato possibile grazie alle tecnologie, cioè al punto in cui è arrivata oggi la tecnologia LED, ma anche le tecnologie di controllo, quindi la possibilità di calibrare la luce momento per momento dove serve. Tantissime notti all'interno della basilica, perché durante il giorno per via delle funzioni non potevamo lavorare. È stata un'emozione bellissima stare qui con la basilica chiusa, a goderci gli affreschi, a vedere cosa succedeva quando i nostri calcoli fatti sul software, fatti con il computer, si trasformavano in realtà.